Ma niente, prima di tutto bravi ai miei giocatori perché insomma, per il periodo che stanno vivendo, perché insomma passare uno shock di loro compagni, di tre infortuni con giocatori come Lavrinovic, Kaukenes e McCaleb, ovviamente è un trauma importante e da questo tipo di situazione siamo usciti con una vittoria importante prima contro Cantù, poi si è fermato ancora McCaleb, una vittoria giovedì in Eurolega in un campo molto difficile, una squadra molto esperta, e in una settimana fuori al minimo delle energie siamo riusciti a giocarsela anche qui, che era la partita per noi più problematica, perché per la qualità di Avellino, per essere una squadra che ha così tanta energia in campo, mentre noi da questo punto di vista sapevamo di dover invece controllare il ritmo per poter arrivare poi nel finale a giocarsela, e in questo i miei giocatori sono stati molto bravi. Se pensiamo che al supplementare siamo arrivati tenendo Avellino di fatto 20 punti sotto più o meno la media dei punti che segna in casa, proprio perché abbiamo controllato il ritmo, siamo stati lì anche quando abbiamo sbagliato i tiri aperti. Insomma, non posso dire niente a questi giocatori per l'atteggiamento, per come in un giorno cercano di prepararsi a questo tipo di eventi dando il meglio. Poi puoi vincere, puoi perdere, nel finale noi potevamo averla vinta, siamo stati un po' ingenui e bravo Avellino su quell'ultimo rimbalzo, andare al supplementare, e lì ci sono state una serie di errori da una parte e dall'altra, poteva succedere tutto, perché Avellino sono usciti un paio di tiri per poco, un tiro sbagliato da sotto, e noi siamo stati bravi a crederci e andare poi a recuperare il rimbalzo, però insomma lì è una questione di episodi, di dettagli, però indipendentemente da questo, bravi, ripeto, per tutto il periodo e per come hanno giocato anche oggi contro una squadra che sta giocando molto bene dall'inizio del campionato, con grande qualità, con grande atletismo, con grande energia, e quindi ecco, per noi non è questo il periodo in cui si decide le cose, però è un segnale per noi importante, no? Per quello che i miei giocatori, anche dopo aver vinto tanto, hanno dentro, ci provano, e sperando poi di recuperare. Adesso ci godiamo non la pausa vera, perché c'è Barcellona giovedì e poi un'altra partita di Eurolega, però la pausa in campionato domenica prossima è per noi fondamentale, e poi ritornare in campionato almeno dopo Natale sperando di avere in più Buzzi Thornton, e vedremo la situazione di McCaleb, quindi quello potrebbe essere già una cosa importante. Ma guarda, io sono sincero, ho fin troppi problemi tra quello che sono i miei giocatori e le situazioni, le problematiche per gestire una partita contro una squadra di qualità, quindi sarei veramente bugiardo anche nel dire il contrario, nel dirti, se voi credo avete fatto caso, perché se tu da cronista hai osservato e fai queste valutazioni, meglio di me, perché la partita, non dovendo gestire una squadra, l'avrai vista nella sua totalità, avrai visto che io mi sono scomposto poco e ho parlato poco nelle situazioni di casino con tutti, anche nel chiedere, perché è molto difficile, e onestamente ti direi veramente delle fesserie se ti dicessi che secondo me lì c'era un pallo per noi, un pallo per gli altri, una partita poteva essere vinta da chiunque semplicemente mettendo i tiri. Io credo che Avellino stava conducendo la partita, abbiamo messo due canestri da Kocevic di grande qualità dove siamo rientrati, la palla avanti, poi avuto i tiri per vincere. Queste sono partite difficili, da questo punto di vista ti direi una fesseria. Ho veramente molte preoccupazioni per gestire il mio quintetto e la qualità degli avversari, fare anche il lavoro di altri mi risulta difficile.